L'uomo ama e onora l'uomo finché non gli è dato di giudicarlo. La felicità non sta nell'essere amati. Questa è soltanto una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità è nell'amare. Alla lunga una verità che ferisce è meglio di una bugia di comodo. Infatti l'uomo ama e onora l'uomo fino a che non è in grado di giudicarlo, e il desiderio è il frutto di una conoscenza incompleta. La morte di un uomo è meno affar suo che di chi gli sopravvive. Un artista vero e non uno la cui professione borghese sia l'arte, uno predestinato e condannato, lo si riconosce tra mille, anche con uno sguardo non molto esperto. Nel suo viso si legge il senso dell'isolamento e dell'estraneità, la consapevolezza di essere riconosciuto e osservato, qualcosa di regale e di smarrito nello stesso. Questo era amore a prima vista, amore duraturo, un sentimento sconosciuto, insperato, inaspettato per quanto concerneva una questione di consapevolezza cosciente. Prese interamente possesso di lui ed egli comprese, con gioiosa sorpresa, che era per tutta la vita. Il mito è il fondamento della vita. Lo schema senza tempo, la formula secondo cui la vita si esprime quando fugge al di fuori dell'inconscio. Figlio mio, dedicati con gioia agli affari durante il giorno, ma fai solo quelli che ci permettano di dormire in pace la notte. Sono sempre stato un ammiratore. Io considero indispensabile il dono dell'ammirazione se uno vuole significare qualcosa, io non so dove sarei senza di essa. È spiacevole e tormentoso quando il corpo vive e si dà importanza per conto suo, senza alcun legame con lo spirito. Considera sacro ogni momento, dai a ciascun momento chiarezza e significato, a ciascuno il peso della tua consapevolezza, a ciascuno il vero e dovuto adempimento. Si dice che l'attesa sia lunga, noiosa. Ma è anche, in realtà, breve, poiché inghiotte grandi quantità di tempo senza che le ore che passano vengano vissute e utilizzate. Se siete posseduti da un'idea, la trovate espressa ovunque, ne sentite persino l'odore. La ragione umana deve soltanto volere con più forza del destino, ed è il destino. Che la bellezza, odimi bene, Fedro, la bellezza soltanto è divina e visibile a un tempo, ed è per questo che essa è la via al sensibile, è, piccolo Fedro, la via che mena l'artista allo spirito. Il tempo raffredda, il tempo chiarifica. Nessuno stato d'animo si può mantenere del tutto inalterato nello scorrere delle ore. Ci sono tante diverse specie di stupidità, e il senno non ne è la peggiore. Scrivere bene significa quasi pensare bene. E di qui ci vuole poco per arrivare ad agire bene. Ogni costumatezza,
Ogni perfezionamento morale proviene dallo spirito della letteratura. La malignità è lo spirito della critica, e la critica è l'origine del progresso e della civiltà. Esiste uno stato di depressione in cui tutto ciò che in circostanze normali ci irrita e provoca in noi una sana reazione di scontento, ora invece ci schiaccia con un'angoscia opaca, cupa e silenziosa. Che uomini sono quelli che preferiscono la monotonia del mare? Mi sembra che siano di quelli che hanno scrutato troppo a lungo, troppo profondamente nel groviglio delle cose interiori, per non cercare in quelle esteriori una cosa sola, la semplicità. Vi sono alcuni che necessariamente smarriscono la strada, poiché per loro non esiste una strada giusta. Quella che chiamiamo noia è piuttosto un morboso accorciamento del tempo in seguito a monotonia. Lunghi periodi di tempo, se non si interrompe l'uniformità, si restringono in modo da far paura. Se un giorno è come tutti, tutti sono come uno solo. E nell'uniformità perfetta la più lunga vita sarebbe rivissuta come fosse brevissima e svanirebbe. Felicità dello scrittore è il pensiero che può divenire totalmente sentimento, il sentimento che può divenire pensiero. Le opinioni non possono sopravvivere se uno non ha occasione di combattere per esse. Certo è bene che il mondo conosca solo la bella opera, e non anche le sue origini, non le condizioni in cui venne formata, perché la conoscenza delle fonti da cui è scaturita, per l'artista, l'ispirazione, spesso sgomenterebbero, confonderebbero, neutralizzando così gli effetti dell'eccellenza. Riposare nella perfezione è il sogno di chi tende all'eccelso, e non è forse il nulla una forma di perfezione? Ciò che vedeva era soltanto questo, comicità e miseria, comicità e miseria. E allora, insieme con la pena e l'orgoglio della conoscenza, venne la solitudine, perché gli riusciva intollerabile la vicinanza degli inetti con lo spirito gaiamente ottenebrato, e il marchio che lui recava sulla fronte li respingeva. La solitudine fa maturare l'originalità, la bellezza strana e inquietante, la poesia. Ma genera anche il contrario, lo sproporzionato, l'assurdo e l'illecito. Essere artista ha sempre significato possedere ragione e sogni. Non aveva mai cessato e non avrebbe mai cessato di essere capace di sentimenti grandiosi, di nutrire i suoi ideali con calore e fedeltà. Li avrebbe portati con sé nella tomba, sicuro. Ma gli ideali esistono per essere raggiunti e realizzati? Assolutamente no, non si desiderano le stelle, ma la speranza. Oh, la speranza, non il compimento, la. Io porto in me il germe, lo spunto, la possibilità di tutte le capacità e di tutte le attività. L'inferno è per i puri. Questa è la legge del mondo morale. Esso è infatti per i peccatori, e peccare si può soltanto contro la propria purezza. Se si è una bestia, non si può peccare e non si sente nulla di un inferno. Così è stabilito.
e certamente l'inferno è tutto popolato soltanto da gente per bene, il che non è giusto, ma che cos'è mai là? La solitudine mette in mostra l'originale, il bello rischioso e sorprendente, la poesia. La solitudine mostra anche l'insensato, lo sconveniente, l'assurdo e l'illecito. Che cos'è il successo? Una forza segreta, indescrivibile, una sagacia, una prontezza. La coscienza di poter imprimere una spinta alla vita che si muove intorno a me grazie alla mia sola presenza. La fiducia di poter piegare la vita a mio favore. Fortuna e successo sono dentro di noi. Dobbiamo trattenerli con fermezza, nel profondo. È davvero molto triste che si viva una volta sola, signor Permaneder, e non si possa ricominciare una nuova vita, si affronterebbero tante cose con maggiore saggezza.